Andando verso l'estate di Pesaro, capitale della cultura, si potenzia anche il servizio di pulizia delle spiagge libere di Marche Multiservizi, che per l'occasione si è dotata di un nuovo mezzo speciale munito di setaccio selezionatore in grado di raccogliere i materiali abbandonati in spiaggia, preservando la sabbia dell'arenile che dunque non viene asportata. Un'operazione che ha permesso di ripulire 60.000 metri quadri di spiagge libere in pochi giorni, recuperando 20 tonnellate di rifiuti tra sigarette, plastica, materiale legnoso, ramaglie, alghe e vetro. Infatti abbiamo preso dai nostri cugini di Falconara una macchina operatrice in grado di setacciare e pulire la spiaggia, togliere tutti i residui e lasciare sul posto la sabbia senza portarla via. Quest'anno è un'occasione importante per Pesaro e quindi Marche Multiservizi mette in campo tutte le forze necessarie, il massimo impegno. Chiediamo un contributo anche dei cittadini per tenere pulita e in ordine la città e la spiaggia. Quest'anno con questo tipo di macchinario diamo una bella svolta anche alla pulizia della spiaggia e quindi è un contributo in più. Abbiamo raccolto circa 60.000 metri cubi di rifiuti e 20 tonnellate di materiale. E abbiamo pulito tutta la parte sottomonte, e la parte di Viale Trieste dove c'è il lido dei carabinieri e anche la Baia Flaminia dove comunque sono molto fruite anche le spiagge libere e quindi direi che anche per i turisti che verranno in occasione delle festività troveranno quest'anno come tutti gli anni, ma quest'anno in modo particolare una spiaggia molto pulita.